Trionfi, emozioni, imprese sportive, qualche delusione e una finale che grida vendetta. La Dinamo e le Final Eight hanno un rapporto strettissimo, Sassari è di casa nella competizione che l'ha vista portare a casa il trofeo per ben 2 anni consecutivi, con il famoso storico back to back 2014-2015, prima al Forum di Milano interrompendo la striscia di 5 anni e 19 partite di fila della Mensana Siena, poi ad Esio nel Fortino dell'Olimpia, abbattendo l'Armani di Banchi, Gentile, Melli e Hackett. Ci sono squadre che sono entrate nel destino del banco, come Reggio Emilia, battuta 2 volte consecutive in semifinale. Quella di febbraio a Pesaro sarà la 10ª partecipazione, un vero record per una società che è stata promossa in Serie A nel 2011, tante storie da raccontare, un'isola abbracciata ai suoi giganti, un popolo che si è identificato nei suoi campioni, come nei quarti di finale a Firenze nell'epica rimonta contro la Reyer Venezia, il buzzer beater di Culei e il tuffo di Spissu in mezzo alla gente. Ci sono delle delusioni come il tiro di Cazzolato al Forum per l'overtime che valse l'upset di Cremona nel 2016, la doppia sconfitta con Brindisi prima in semifinale a Firenze, poi a Pesaro nei quarti, con quel tiro sceso dal cielo di Kelvin Martin. Banchi con Milano non ha mai vinto contro il banco, Repesa non ha mai perso, una finale spettacolare vinta nel 2017 nella battaglia di Rimini, con la squadra di Pasquini pronta a buttare fuori la favorita Voglino e poi Brescia prima di giocarsela alla pari contro l'Olimpia di Hickman, giustiziere di Sassari nel finale di partita. Scaramanzie, pronostici, bracket, il banco non è mai stato favorito, anzi è sempre stato considerato di passaggio, lo era nel 2014 quando Drake Diner acciuffò la palla dell'incredibile vittoria in rimonta contro Milano, lo era nel 2015 quando nessuno immaginava che potesse fare una finale pazzesca trascinata dalla notte da MVP di David Logan. Adesso la forbice economica si è ulteriormente allargata, è tornata la Virtus Bologna dei campioni, c'è una montagna durissima da scalare. Intanto la Dinamo di Bucchi ha compiuto una piccola impresa, conquistando una qualificazione quasi impossibile nell'anno più difficile, grazie alle 4 vittorie nelle ultime 5 partite, chi entra merita di esserci, il resto non conta. C'è il fattore Covid, c'è la Milano di Messina e Pozzecco nei quarti di finale, tornato Melli dall'NBA, ancora una volta Armani si troverà contro quelle maglie bianco-blu, che non sono proprio una merce preziosa nel suo atelier cestistico. Quando arrivò nel basket scelse Piero Bucchi come primo coach, adesso a distanza di 11 anni se lo ritrova contro, storia del destino, le urla di Shane Laval, il sorriso di Lessi, il talento di Savanovic, le triple di Buzzi Thornton, il sogno dei cugini Diner di Marquise e Caleb Green, il killer instinct di Dyson, i muscoli di Sanders sul gruppo dei Regaz all'italiana, gli occhi di Culei, l'esordio del Pozzi, canestri contro di Robinson con Pesaro, le lacrime di Bell e la grinta di Rock. Quante facce, quante emozioni, quanti ricordi con una sola certezza. La Dinamo è sempre qui con il suo orgoglio, la sua identità, il suo spirito competitivo. Dopo 7 anni ancora vivo la favola di David Logan che si ferma a fare l'autostop verso Pesaro, mica che pensino che possiamo vincere, noi in fondo siamo solo di passaggio.
prestiti personali del Banco di Sardegna. TAN 569, TAEG 653, Smile 100%.